Oh, salve, ciao ragazzi, ciao. Benvenuti nel mio lab. Sono alle prese, come vedete, con un altro monitor, il 1084S, diciamo gemello del Philips già riparato. Quindi questo non è una replica del video che avevo già postato, ma questo è un secondo atto di un altro monitor che, come ricorderete, mi si era guastato poco tempo fa, per cui ho ordinato di trasformatori, ne ho ordinati due perché sono compatibili, per cui ho fatto un doppio ordine. Non escludo di farne altri per scorta, perché qua vanno via come panini freschi questi come si chiama qua, questi trasformatori di riga. Perfetto, questo è saldato, approfitto per ripararli entrambi, ecco, e magari vi faccio vedere pure in diretta la messa in prova di questo qui, di questo 1084S. Allora, il Ventosa, arriviamo alla Ventosa. Magari è un argomento che molti si chiedono, come fare, hanno paura di connettere. Allora, Ventosa, allora fare così, poi diamo un colpettino, lui è scarico, e agganciamo per bene questi gancetti dentro il foro. Cinema è importante, certo. Estendiamo e premiamo, ecco, agganciato. Perfetto. La ventosa deve essere tutta, deve aderire, perché altrimenti abbiamo una dispersione di, quindi questa non va bene, dobbiamo correggere un po', una dispersione di alta tensione. Qui l'alta tensione è nell'ordine dei 20.000 volt. Tutto fatto. Posso anche provare in diretta. Un professionista monitora. Allora, facciamo questa prova in diretta. La mia storia era nata a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, difensore con voi. Vediamo, prima accensione con il trasformatore sostituito. Io mi tengo lontano, sentite la radiolina in sottofondo. Mi tengo lontano, perché c'ho sempre un po' di la FIFA rimane sempre un po'. Vediamo che effetto fa. Spegniamo la radio, il monitor accende, ma mi fa troppo, c'è troppa dispersione. Magari spegnendo le luci. Sì, proprio esce, guardate, esce una bella scintilla e non va assolutamente bene. Quindi cambiamo un po' la situazione. Vedete, si è incastrato qua la ventosa, per cui non è neanche bisogno necessaria la sostituzione della ventosa. Ok, vediamo. Allora, vediamo cosa succede. È partito perfettamente. Allora, brightness, vabbè, non si vede nulla, però se spegniamo dovrebbe dare un flash. Vediamo un'altra volta, dovrebbe flashare il cinescopio. Vabbè, andiamo in fiducia, dai, andiamo a provare lassù col computer, con un bel Commodore 64. Dunque, ho qua i miei cavi video, tra cui un video composito, oppure Luma, Chroma e due audio stereo, in stereofonia, che sarebbero questi. Quindi siccome questo è un monitor in stereofonia, possiamo usare tutti questi segnali. Ora si parla di regolare il monitor per quanto riguarda la messa in fuoco e la tensione di griglia, che sarebbe quella praticamente del limite massimo di luminosità. Quindi mettiamo i potenziometri in posizione media, lo si capisce qua dalla posizione esattamente al centro, che si blocca da sola. Eccolo qua. E poi andiamo a regolare
La regolazione di questi due valori, della messa a fuoco e la tensione di griglia, cioè la luminosità, è data da questi due potenziometri incorporati nell'EAT. Questo qua sopra è il fuoco e questa è la luminosità, questa è la tensione di griglia. Oh, quindi quello che vedremo, magari era tutto abbassato, ecco perché non si vedeva poco fa il flash. Quindi ovviamente a monitor acceso succede questo discorso, altrimenti non possiamo fare una verifica. Oh, eccoci qua, accendiamo. Sentite il ronzio. E accendiamo il Commodore. È troppo sparato, troppo. Quindi io spengo un attimo perché era troppa. Quindi se vedete queste righe significa che è troppo alta la tensione del collo, della griglia. Ancora alta. Vedete, non vedete neanche l'immagine perché è troppo alta. Ok. Allora dovrei commutare. Ah, perfetto. Oh, immagine perfetta, ragazzi, immagine perfetta. Già primo colpo, Non ho ancora fatto niente. Allora, perché i potenziometri a metà? Perché regolando in maniera, diciamo, ottimale, ci dà la possibilità ancora il monitor di fare, di aumentare o meno, o diminuire il giusto valore di contrasto, che è questo, e la luminosità, che è questa, che è troppa, infatti. Però, stando al centro, nel valore medio, va benissimo, è perfetto. La messa a fuoco mi sembra pure buona. Per testarla, per metterla proprio in prova, anche perché bisognerebbe andare a lasciare il monitor acceso magari un quarto d'ora in maniera tale che il cinescopio si riscaldi per bene e i tubi con il tubo catodico. E mettiamo qualche giochino e vediamo un po'. Allora, ovviamente l'audio non si sente perché l'altoparlante è collegato e montato nel coperchio posteriore. Come potete vedere, la messa in fuoco sembra abbastanza buona. Se voglio provare un pochino, vedo un po' di migliorare o di cambiare un po' dei valori, vediamo. La messa già sembra così che vada abbastanza bene. Vediamo un po'. Faccio delle... Ecco. No, è perfetta. È perfettissimo. Bene. Andiamo a vedere il contrasto con le scritte. Perfetto, anche le scritte sembrano belle nitide, messe a fuoco, benissimo. Per cui direi che già l'operazione è conclusa, avremo anche finito, Avremo anche finito questa parte qua. Ma volevo fare una piccola modifica, visto che ci sono. La modifica, se me lo permette il monitor di farla, consiste, come già spiegato prima, anche sul gruppo, il 1084, anche se marchiato qua, è marchiato Commodore, no? Il 1084 è identico al Philips, qua, che ho sotto le coperte, l'8833, come elettronica, tranne per il fatto che il 1084 ha l'audio stereofonico in ingresso con RCA e il Lumachroma, cosa che non ha il Philips, però sulla scheda sono predisposti già i collegamenti, eccetera. Poi mancheranno magari i componenti per gestirlo il segnale. Ma quello che mi incuriosisce in più è la presa a scarte, perché come vedete è predisposto. C'è anche la lamiera, la staffa di rinforzo per la presa, i fori e tutto. Sulla parte del circuito stampato ci sono già i circuiti, le piste e i fori. Per cui quello che vorrei fare io è quello di montare il connettore SCART e aprire il buchino che c'è lì nella plastica. Buchino nella plastica, come vedete qua, che è incavato nella plastica stessa del coperchio, però è possibile staccarlo perché non è solo sagomato, ma anche, diciamo, ritagliato, quindi è possibile toglierlo. Per cui, volendo fare questa prova, non è detto che vada, però è così, la prova che voglio fare io. Oh, perfetto, come vedete, lavoretto riuscito, eseguito, messo il connettore SCART sul 1084S che non lo prevedeva.
andiamo a vedere cosa succede nel workbench di prova. Io ho qua il mio cavo autocostruito, ovviamente. Da un lato scarte, gli altri sono per il, c'è l'altro, proprio l'attacco per questo monitor, più l'audio per l'Amiga, eccetera, un'altra uscita video, composito. Andiamo a collegare la SCART al, aggiunta, aggiunta come modifica al monitor. Dov'è? Inserire, eccolo qui, e vediamo cosa succede. Ecco, sono proprio curioso. Accensione! Accensione! E accensione 2. Quindi non va. Per cui, peccato. Niente da fare. Niente, useremo i vecchi sistemi di prima, e cioè il qua TTL, TTL, l'RGB analogico. Vediamo. Ovviamente il Commodore 64 non aveva il collegamento alla SCART, perché uso i cavetti normali Lumachroma oppure video composito. E a tal punto voglio provare con un'Amiga e possibilmente tirare fuori il segnale nella SCART. Vediamo con questa prova come va. Allora, pronti? Pronti, togliamo i cavetti del Lumachroma e accendiamo l'Amiga. Operazione pollici in su, operazione riuscita. La modifica SCART ha avuto successo sul monitor 1084S, per cui ci possiamo ritenere fortunati, e il lavoro, il coso è riuscito, l'esperimento. Quindi la SCART inserita nel 1084 dove non c'era, ma era prevista comunque. Bene, a tal punto possiamo anche concludere. Per cui ragazzi, fatto anche questo lavoretto sul 1084S, con incluso l'implementazione della presa SCART, mi ritengo ora 100% soddisfatto. Per cui questo è stato l'ultimo lavoretto, l'ultima riparazione. Mo sono contento e mi faccio una bella birra, una Radler. Faccio la Radler anche per questa qua riparazione, oltre a il coso qui, il Philips. Quindi entrambi i monitor vanno. Quindi tempo di saluti, siamo qua arrivati, giunti alla fine. Con successo da parte mia e la birretta Radler è tutto. Ciao! Buona!